Ok, condivido lo schermo. In tutti i modi lavoriamo assieme. Non è un testo, non è una. È un'attività di comprensione, di lettura, come sempre, ma soprattutto, ecco, capire come quello che leggiamo. La prima attività dice collega le foto con l'attività, no? Aquí hay varias cositas y aquí tenemos 9 immagini. Bisogna associare queste parole alle immagini, lo más rápido possibile. Ahí está. Oh, gli altri avete potuto farlo? Juan Pablo, Anna Marta. No, todavía no, ahorita lo hago. Sebastián. Ahorita también lo hago, ¿verdad? Dai, forza, forza. Coralie, Jessica, benvenute. Buonasera. Daniela, Matteo, buonasera, benvenute. Richard, grazie. Benvenuto. Ok, abbiamo iniziato già a lavorare sul documento che ho mandato con molte difficoltà. Sì. Se avete potuto stamparlo bene, altrimenti comunque lo sto condividendo nello schermo. Siamo già alla prima attività, bisogna collegare le immagini alle parole che abbiamo in questo riquadro. Veloce, veloce. Sono 9 immagini. Nell'unità 5 abbiamo parlato di vacanze, ispirata nella cosa che piace di più a Coralie, il mare. Allora ho scelto questo testo per poter lavorare. Quindi Coralie, adesso imparerai tutte le parole relative al mare. Poi la prossima volta qualcun altro mi dirà dove vuole andare in vacanza e scegliamo un altro posto. Ok, chi ha finito? Yeah. Patrizia? Alguien más? Ok, iniziamo a correggerlo piano piano, Patrizia, con te. Ok? La prima immagine cos'è? Ombrellone. Ombrellone, perfetto. Se altre persone hanno finito, possono rispondere, per favore, no? Vayan contestando, también quien ha ido terminando. Due. Sigo. Sí. Con Cliglia. Ok, questo non è un bambino, però è una parola un poco difficile, no? Si pronuncia conchiglia. Conchiglia. Ok. Qualcun altro già ha associato l'immagine 3 con la parola? Io ho finito, Barbara. Juan Pablo. Vai, Juan Pablo. La numero 3. Secchiello e paletta. Perfetto. Secchiello e paletta. Questo è un classico gioco di tutti i bambini che vedrete sempre sulle spiagge. 4. 4 io, Jessica. Vai, Jessica.
Prendere il sole. Perfetto. Prendere il sole. Oppure è un altro sinonimo di prendere il sole è, lo scrivo nel chat, abbronzarsi. Sta? No. Abbronzarsi, no? Si può dire, ecco, voglio abbronzarmi, no? Oppure voglio prendere il sole. Non ho salito. Cinque? Io, Matteo. Vai, Matteo. Il cinque è castello di sabbia. Castello di sabbia, benissimo. Sabbia significa, Matteo? Arena. Arena, benissimo. Sei? Io? Sì? Es Patricia, stabilimento balneare e bagno. Ok, no se ve il bagno en esta imagen, pero todos saben qué significa bagno. Pero sí, una información que posso darvi. In Italia, sulle coste italiane, da ormai quasi più di 10-15 anni, dipende un poco dalla zona, ci sono spiagge libere, spiagge donde tu puedes ir sin pagar y sin ovviamente tener ningún servicio, e ci sono spiagge a pagamento o spiagge private, no? Donde tu pagas por día, por semana, por dos semanas, dependiendo, digamos, del tempo delle tue vacanze, e ti danno il servizio di un ombrellone, delle sedie, del bar, del bagno, della doccia, sulla spiaggia, eccetera, eccetera. Ok? Numero 7. Sdraie, sono tre vocali assieme. Sdraie. Este tipo de silla, no? Este tipo de silla che normalmente si lleva alla playa, no? Sdraio, una. Sedie, sdraio. Sedie, sdraie, plurale. Ok? 8. Bikini. 9. Pedalo. Es así como un pequeño barquito de pedalear. Para pedalear, que se mueve. Aquí hay dos asientos. Se tiene que sí o sí sentar dos personas y pedaleando mueven el barquito. Es normalmente algo que alquilan los papás para llevar a los hijos. y es así, se alquila por media hora, una hora máximo. Es también uno de los servicios que puedes encontrar en las playas, en el lido, ¿no? Privado. Ok, pasamos a la segunda actividad. Y por esto, bisogna ascoltar un audio. Ok, lo ascoltiamo, dice fino al secondo 40, e intanto potete segnare le risposte. C'era una volta la vacanza in stile... Si escucha? Sì. Ok, voy a metterlo más grande. Stessa spiaggia... C'era una volta la vacanza in stile stessa spiaggia, stesso mare, come citava una famosa canzone. Ma oggi al mare gli italiani cosa cercano? Tranquillità, relax. Mi piace molto leggere e studio anche. Divertimento, tranquillità, allegria. Qua in Versilia c'è tutto per fortuna, da chi vuol fare sport, si vuol divertire, vuol stare tranquillo. Noi veniamo da Parigi, e veniamo da diversi anni. Mio figlio è sportivissimo, fa lezioni di surf, mia figlia ha una banda di amiche pazzesche. Questo. Io vengo per rilassarmi.
per stare tranquillo, prendere il sole, fare il bagno, le cose tradizionali, diciamo. Italiani in cerca. Ok. Di relax, ma per chi proprio non riesce a star fermo, sono numerose le attività che... Scusate. Ok, possiamo... Un'altra volta. Un'altra volta? Per favore. Va bene, Coraly, un'altra volta. Ok. Un attimo. C'era una volta la vacanza in stile stessa spiaggia, stesso mare, come citava una famosa canzone. Ma oggi al mare gli italiani cosa cercano? Tranquillità, relax. Mi piace molto leggere e studio anche. Divertimento, tranquillità, allegria. Qua in Versilia c'è tutto per fortuna, da chi vuol fare sport, si vuol divertire, chi vuol stare tranquillo. Noi veniamo da Parigi, e veniamo da diversi anni. Mio figlio è sportivissimo, fa lezioni di surf, mia figlia ha una banda di amiche pazzesche. Questo. Io vengo per rilassarmi, per stare tranquillo, prendere il sole, fare il bagno, le cose tradizionali, diciamo. Italiani. Coraly, a ver, dime la verdad. Has querido volver a ver el mar o... Broma, broma. Ok. Cosa cerca questa signora dell'immagine 1? Tranquillità e relax. Perfetto. Questa signora cerca tranquillità e relax. La numero 2? Leggere e studiare. Perfetto. Numero 3? Cerco divertimento, tranquillità e allegria. Perfetto. 4? Qui c'è tutto, si può fare sport o rilassarsi. Perfetto. 5? Sono qui con la famiglia, mio figlio fa surf e mia figlia si diverte con le amiche. Perfetto. Una banda pazzesca di amiche, diceva, no? Una banda è uguale come un gruppo loco di amigas. 6? Aspetta, Coraly, scusami. Jessica, stavi dicendo tu? Sì, vengo per rilassarmi, fare il bagno e prendere il sole. Bravissimi. Ok. Adesso guardiamo la seconda parte del video e voi potete annotare, no? Ticchear, annotare le attività che si possono fare nello stabilimento che sta visitando la giornalista. Si intende? Chiaro? Sì, chiaro. Ok, ok. Ascoltiamo e guardiamo il video. Cerca di relax, ma per chi proprio non riesce a star fermo, sono numerose le attività che offrono gli stabilimenti. Luca, ciao. Che state facendo? Stiamo facendo una scuola di surf, lezioni di surf qui sulla spiaggia. Quando ci sono le onde facciamo surf e nei giorni di mare piatto facciamo delle belle uscite, lezioni con le tavole SUP che si utilizzano con la pagaia. Io vedo che c'è anche una bicicletta in spiaggia. Per questo possiamo chiedere direttamente al nostro super Ale che ti spiega cosa si inventa anche con la bicicletta. Ciao ragazzi, tutta la mattina si fa surf, poi si fa SUP e poi si va anche in bicicletta qui, non è che... In bicicletta sulla spiaggia. Lo vedi? Guarda belle queste gomme, belle grosse, tranquille, con queste si può pedalare qui sulla battigia o anche sulla sabbia. E se non amate gli sport di gruppo, qualcuno può dedicarsi solo a voi. Tu offri un servizio per chi vuole tenersi in forma anche in vacanza, cioè la personal trainer, ma in spiaggia? Sì, effettuiamo in spiaggia su tutta la Versilia, abbiamo un materiale mobile, quindi effettuabile in qualsiasi bagno. Chi sono i tuoi clienti in genere? Abbiamo di tutto, abbiamo dall'anziano per fare ginnastica dolce, l'appassionato che non vuole interrompere l'esercizio anche durante l'estate. Molto
molti bambini e non che fanno sport divertendosi. Per loro ci sono i gonfiabili in mezzo al mare. Grande attenzione anche per i disabili. Gli stabilimenti sono tutti attrezzati e lo è persino la spiaggia libera. A questo punto non può mancare un bel pranzo. Se non temete i carboidrati, Angelo prepara i suoi famosi spaghetti col meglio del Tirreno e si fa la fila per gustarli. Insomma, dalla mattina alla sera in spiaggia non manca nulla. Pensate, non si rinuncia nemmeno al cinema. C'era una volta la vacanza... Ok. Che tal? Otra vez? Bene. Sì. Sì. Sì, Coralie? Sì. Hablamo veloce. Veloce, però ci sono le immagini aiutano. Facciamo una cosa, Coralie, perché de todas formas tenemos un tiempo limitado, no? Yeah. Arriva hai il link, spero un momento che te lo quiero copiar. No, no me deja copiar. Espera, voy a hacer de otra. Ya, yeah, no importa. No, lo importa porque quiero que esto después de todas formas puedes verlo quien quiera con calma y ir chiamando. Yeah. ¿Ya? Ok. Intanto rispondiamo. Allora, quali sono le attività che si può fare nello stabilimento balneario? Quali sono? Andare in bicicletta. Bicicletta. Ok. Prendere lezioni di surf. Prendere lezioni di surf, ok. Praticare con un personal trainer. Perfetto. Sebastian? Mangiare. Mangiare. Fare aerobica in acqua. Fare aerobica in acqua. Mm-hmm. Perdo? No. No. Guardare film, credo, all'ultimo. Guardare film, gli ultimi secondi dicevano di guardare il film. Ok, queste sono le risposte giuste, le risposte corrette. Andare in bicicletta, a praticare personal trainer, prendere lezioni di surf, guardare film, mangiare. Ok? Nuoto è natazione? Sì. Nuoto, fare un corso di nuoto è natazione. Ok. Andiamo avanti. Per esempio, ci sono dei modi di dire, no, che sono associati alla parola mare. E ci chiede di combinare, no? Son como, no sé si es como refrán o son como en castellano, formas de decir. Sí, expresiones. ¿Qué dices, Coralie? Expresiones. Ok, me parece bien. Por ejemplo, essere in alto mare, che significa? Estar en alta mar. Ok, esa sería la traducción literal, ¿no? Pero por ejemplo, se Coralie mi chiede, ¿cómo estás, Barbara, con el tuo compito di italiano? Io a Coralie posso dire, sono in alto mare. Che significa questa espressione? L'espressione C? Sì, esatto. Essere molto lontano dalla meta che si vuole raggiungere. In spagnolo perlomeno hai, no? Sto in alta mar? Más o menos? Hai una cosa similar? No. Que yo escuché a ellos, no. No, así no. Con alta mar, no. No, ¿cómo, ok. ¿Cómo se traduce? O sea, ¿cómo, qué significa estar muy...? Sería estar alcanzando la meta. La chi. Estar muy lejos de la meta que quiere alcanzar.
estar muy lejos de la meta que se quiera alcanzar. Ok. Muovere mari e monti. Ah, esa sí tenemos. Ah, ¿qué significa, Coralie? Mover mar y montaña. No, 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 no. Con las expresiones que hay abajo. Ah. Usare ogni mezzo per ottenere qualche cosa. Perfetto, benissimo. Entonces, la 2 va con la E. Terza, essere in un mare di guai. Essere in un mar de problemas. Perfetto. Estar en un mar de problemas. E che significa? Cose guai, cose guai. Problemas, problemas. Oh, grazie. Aunque no es la única forma de traducirlo, Jessica. Jessica, sí. Puede ser problema, puede ser un accidente, es un sinónimo como de meter la pata también. Uh-huh. Ya, gracias. Lo podemos traducir de varias formas, ¿no? Uh-huh. Es algo malo. Sí, es algo sí. Malo. Ajá. Sí. O si può anche dire, per esempio, ho combinato un guaio, no? O sea, he hecho algo algo mal. Uh-huh. Ya, pero es como ay, creo que sí, tendría que buscar mejor una traducción. Ahora se lo veo. Entonces, el té, ¿con cuál es? Vamos. Avere molti problemi. Perfecto. Ok. 4. Prometer mares y montañas. Perfecto. E aquí decimos prometer mar y cielo. Ok. E quindi quale lettera corrisponde? Fare grandi promesse. Ok. Fare grandi promesse. Ultima. Mare di qualche cosa. B. Un mare di qualcosa, un mar de algo, no? Una grandissima uh-huh. quantità di algo, no? Questa non è, perlomeno in mi pueblo non è molto usata, però è un'espressione. Ok, un momento. Ah, ya lo hemos hecho. Perfecto. Hemos terminado, ¿ya? Entonces, bien, en general, ¿no? Es comprender, ¿no? Pero sobre todo, anche vedere expresiones que se utilizan en italiano. Todavía alguna duda. Está bueno el vocabulario. Ok. Sí, mira, se lo metete si buscate las cosas, dice sono nei guai, es estar en problemas, pero hay varias formas. Ok, volvemos entonces a nuestro texto. Aquí está. Iniziamo oggi l'unità 6. Iniziamo oggi la unità 6 e come sempre la prima pagina è un poco il riassunto dei temi che trattiamo nella che tratteremo nella unità, ma anche il nostro famoso vocabolario, no? Vediamo un poco quali sono le parole nuove. Dritto. Dritto.
Diretto. Diretto. No, no, come dice Angelo, non è proprio al frente. Non è proprio al frente, però retto. È un sinonimo di al frente, retto, adelante. O diretto? No, no, sì. Non si usa molto. Vai al retto. Vai al retto, por eso, no, però dritto. Per esempio, c'è un'espressione, perché come in spagnolo possiamo utilizzare la misma parola per dire molte cose, ¿ya? Se io ti dico Coraly e Company, ovviamente, se io ti dico Coraly, mi hai colpito dritto al cuore. Diretto al corazón. Esatto, diretto al corazón, ¿no? Entonces, lo podemos utilizar para realmente dar indicaciones, ¿no? A alguna persona que necesita llegar a un lugar, pero podemos utilizarlo también como expresión, en italiano se dice figurativa, ¿no? Uh-huh. Okay, perfecto. A destra. A la derecha. A sinistra. A la izquierda. Di fronte a. Al frente de. Frente a. Al frente de, Patrizia. Al frente. Dietro. Detrás. Detrás. Bravo, Angelo. A. Di. Di pie. No, no, no es de pie, sino a pata. A pata. Sí, calancho. Calancho. A piedi significa, per esempio, andare a scuola a piedi, no? Andare al cinema a piedi. ¿Cuál? Come voi camminando o voi a pie? A pie. Voi a pie. Proprio la traduzione esatta sarebbe voi a pie. Mm-hmm. A pie. Ok. Accanto. Junto a. Accanto, junto a o cerca de, possiamo dire pure, Sebastian. A mi lado. Cerquita de, no? Un'espressione, per esempio, è sono seduta accanto a Annamara, no? Per dire che sono vicino. Oppure accanto del sofà c'è un tavolino. Quale? Qual? Fermata dell'autobus? Parada dell'autobus. Perfetto. Andare, ir. Scendere, descender, descender, bajar, más fácil. Y sí, podemos decir descender, pero hay una otra palabra, ¿no? Como para decir descender. Are, andar. O detenerse. ¿Qué dice Mateo o Juan Pablo? Andar. No. Detenerse. Sí, parar. Detenerse. Fermare, parar. Sí, sí. A volte cuando abbiamo finito la lezione, yo he detto ci fermiamo qui, ¿no? Nos detenemos, nos paramos acá. Ok, fermare. Dovere. Dever. Sapere. Saber. Perfetto. Ok, super. Perdón, Marlon, ¿qué significa fermare? Parar, detenerse. Ok. Andiamo, iniziamo allora le unità. Adesso abbiamo imparato ancora una volta parole nuove. Vediamo anche come le usiamo in questa
unità che si chiama In giro per l'Italia, no? Per cui conosciamo sicuramente città che, di cui abbiamo sentito parlare, però anche forse città nuove. Il bel paese. Chi vuol leggere l'esercizio? Ayúdeme a no hablar mucho, por favor. Sí. ¿Quién puede leer? No sé. ¿Cuál? Aquí. A. Ejercicio 1. Italia. Rina le foto. ¿Ese? Sí, por favor, Coraline. Bel país. Bel paese? Il bel paese. Il bel paese. Abbina le foto ai nomi della città. Delle città, ok. Delle città. Ok. Firenze, Roma, Venezia, Napoli e Milano. Venezia. 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 Firenze. In italiano la Z si pronuncia bene. Firenze. Ecco. Yeah. Ok. Chi l'ha fatto? Io, Angela. Vai, Angela, vero, iniziamo. Uno, Firenze. Ok. Questa è la Q. Come? È la cupola del Duomo di Firenze. Mm-hmm. Due, Milano. Milano, questo è il famoso Duomo di Milano. Il Duomo, Duomo è un sinonimo chiesa, de iglesia, no? Sin embargo, es la iglesia, no? O sea, la iglesia importante de la ciudad, no? De, in cada ciudad normalmente hay un duomo, no? Che è la iglesia más importante, más antigua, más grande. ¿De acuerdo? Mm-hmm. Como es aquí en Cochabamba, pero ahora no se me ocurre como el nombre, catedral, ¿no? Catedral. Catedral. Sí. Ok, perfecto. ¿Quién quiere seguir? ¿Tres? ¿Yo puedo, Bárbara? Sí. Napoli. Napoli. Napoli es famosa porque ha el mare, entonces el golfo, y puedes ver al horizonte el Vesubio, ¿no? Que es el vulcano de donde se ha, por el cual ha desaparecido Pompei, ¿no? Ok, 4. 4 è Venezia. Venezia. 5. 5 è Roma. Roma. Foro imperiali. Ok. Anche se non le avete visitate, però conoscete altre città? O avete sentito parlare, avete letto, avete ascoltato per il calcio? No se dice yo he estado. Io sono stata. Io sono stata a Firenze e Roma. Ok, benissimo, Coralie. Chi altro ha conosciuto queste città, qualcuna di queste città o altre città italiane? Conosco Genova. Non fui, però escuché di parlare di Genova. Ok, perché Genova è la città da cui è partito? Colón. Eso, muy bien. Cristoforo Colombo. Okay. Bárbara, ¿cómo es Padova? Padova. Vamos a ver cómo es Padova. Padova es una ciudad grande, pero más pequeña de Cochabamba. Sí, me dijeron que es como es más una ciudad universitaria. Sí, è una città universitaria e la cosa bella di Padova è, sono queste piazze. Guarda, c'è questa piazza qui,
per esempio, che è una piazza grandissima, no? Antes della pandemia, aquí se hacían una vez al año unos conciertos así con cantantes muy famosos, ¿no? Es realmente grande, como la cancha. Y aquí, donde estoy poniendo mi mouse, por ejemplo, es el Duomo de Padova. Miren qué mega iglesia, ¿no? Que tenemos aquí. Tiene la parte del centro histórico, que es muy linda. Y tiene muchos parques, ¿no? Como estos que pueden ver. Y molte piazze, ¿no? Entonces, en el centro histórico, como por ejemplo a Bologna, ¿no? Ci sono questi archi dove si può passeggiare, ¿no? Donde se puede ir abajo para esto, cuando llueve o hace mucho frío, ¿no? Se puede, hay techo. E il centro storico è molto, molto bello, no? Con palazzi, edifici storici. Grazie, Barbara. Bello, sì, è bello. È un poco freddina e umida in inverno, però bella. Ok. Ascoltiamo il dialogo numero 2 e commentiamo per favore dove ci sono gli spazi vuoti. Dove sta mi mouse? A chi? E a chi? Ya? Lezione 6, traccia 45. Tu vai spesso a Padova, vero? Sì, ci vado spesso perché ho dei clienti lì. Ah, e com'è la città? Oh, a me piace molto. Ci sono tante cose da vedere. Ah, sì? Sì, le tre piazze del mercato, l'università, delle chiese famose, dei musei, spesso anche delle mostre interessanti. Ah, bene. E poi ci sono teatri, cinema, negozi eleganti, ristoranti tipici. Perfetto. E conosci anche un albergo tranquillo in centro? Sai, a Pasqua vorrei andare proprio a Padova. Beh, c'è l'albergo Europa, io ci vado sempre. È molto tranquillo e vicino al centro. Vuoi l'indirizzo? Sì, volentieri. Ok, lo dobbiamo ascoltare di nuovo o è chiaro? Chiaro. Ok. Stiamo introducendo, no, questa particella, si chiama ci, no? Ci vado spesso, è un'espressione per dire vado spesso a Padova. Ovviamente non hai una traduzione literal con il spagnolo, perché questa particella non esiste, non c'è nello spagnolo. Ci vado sempre è una forma di dire vado sempre all'albergo Europa. Si intende? Sì, il significato non è difficile, però bisogna capire bene quando lo utilizziamo. Domande su questo? Intende. Sì, Coralie o Patrizia? È come se estuviera reemplazando al nome che già le hanno menzionato, no? Sì. A Padova, sì. Digamos. Allora, è una mezcla, lo voy a intentar explicar en español, ya para que se entienda mejor. È una mezcla entre un pronombre y un adverbio de lugar. Eso. Uh-huh. Yo ahí. Yo ahí voy seguido, ¿ya? Pero en vez de decir todo esto, en italiano existe ci. Entonces, ¿qué significa? Yo ahí voy seguido. Uh-huh. Ok, literalmente significa esto. Uh-huh. Ok,
Andiamo avanti e vediamo una cosa che di cui già abbiamo parlato quando abbiamo spiegato i sostantivi, no? E nello specifico, in grammatica, si chiama concordanza del nome con l'aggettivo. Concordanza del sostantivo con l'aggettivo. Esiste anche in italiano, in spagnolo, e significa che il nome, l'aggettivo, accompagna il nome e segue il genere e il numero, che significa casa bella. Non posso dire casa belle o belli, no? L'aggettivo deve essere o femminile o maschile come il sostantivo e deve essere singolare o plurale come il sostantivo. Anche, ovviamente, questo poi anche con gli articoli. Proviamo a fare questo esercizio numero non dice, è uno. Rileggi il dialogo e completa la tabella. Chi è un po' dell'air, por favor? Io? Ok. Un museo famoso, eso? Sì. Dei musei famosi. Perfetto. Uno más? Una chiesa famosa? Una chiesa famosa. Qual è il plurale? Belle. Delle chiese famose. Perfetto. Delle. Ojo, quindi, attenzione, maschile singolare, l'articolo, il sostantivo e l'aggettivo sono tutti e tre al maschile singolare. Quando parliamo del maschile plurale, l'aggettivo, il sostantivo e l'articolo, il sostantivo e l'aggettivo sono anche al plurale. Claro. Ok, facciamo un esercizio semplice, así como para divertirnos, pero nos va a ayudar. Les voy a mandar el link, así que cada uno puede hacerlo desde su compu, por favor. Estamos con el tiempo, así que penna, ¿con quale aggettivo lo associamo? Nera. Non ti ho ascoltato, Juan Pablo. Nera. Nera, corretto. Macchina. Gialla. Ok. Astuccio, che è questo per llevar las cosas? Nuovo. Nuovo. Ragazze. Simpatiche. Simpatiche. Bravo Angelo. Professore. Severo. Libri. Vecchi.
Becchi. Becchi. Scuola. Chiusa. 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 Lezione. Noiosa. Noiosa. Aburrida. Banchi. Che sono questi? Puliti. Puliti. Benissimo. Torta. Dolce. 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 Uomo. Forte. Forte. Foglie. Verde. Verdi. Verde. Chi tiene ragione? Verde. Verdi. Verdi. Verdi, Patrizia. Verdi. Plurale. Ha passato. Ah, hojas. No marcaste, Barbara, el 6, te olvidaste. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué hemos dicho? Becky. Ok. ¡Yupi! Ok, bien. Es un ejercicio simple, pero es importante empezar por el più semplice e poi andiamo a fare una cosa adesso più difficile. Ok, giochiamo. Ci sarà sicuramente un volontario che va a elegir a un compañero, una compañera. Aquí tenemos sostantivi, nomi e aggettivi al singolare. Ok? E bisogna trasformarli al plurale, no? Per esempio, se io pregunto, no? Cosa c'è in questa città? Ci sono dei palazzi antichi. Cosa c'è che hai? E poi ci sono dei palazzi antichi, che il ci sono utilizziamo per rispondere al plurale. Sta chiaro? Sì. Per tutto sì? Claro. Sì. Ok, chi inizia? ¿Quién quiere empezar? Juan Pablo. Ok. Juan Pablo, io inizio con te però. Cosa c'è in questa città? Ci sono delle trattorie tipiche? Ci sono delle trattorie tipiche. Perfetto, puedes anotarlo come un punto. Sì. Ok, chi vuol rispondere? Chi quiere jugar? Forza! Sebastian, ci sei? Ok, via, intentare. Cosa c'è in questa città? Hay que equivocarse para aprender, no hay que tener miedo a equivocarse. Sono dei musei interessanti. Dei musei interessanti. Perfetto, Sebastian. Ok, grazie, Marco. Otra voluntaria, un'altra voluntaria. Patrizia. Cosa c'è in questa città? Ci sono dei edifici moderni.
Ah, 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 ah. Hai che passarlo al plurale, Patrizia. Dei edifici. 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 Moderni. Bravissima. Ves che sabes, Patrizia. Ci sono edifici moderni. Ovviamente, Patrizia, i demás, no hay, no, no se scrive con dos i. Edifici. Ya? Si scrive con una. Ok. Coraline, che cosa c'è in questa città? Ci sono delle chiese antiche. Ci sono delle chiese antiche. Perfetto. Annamara? Barbara, era delle chiese antiche? Delle chiese antiche, sì. Ah, ok, grazie. Prego. Annamara, estás o no? Sì, sto. Cosa c'è in questa città? Ci sono delle piazze famose. Piazze, no. Sì, piazze, ci sono delle famose. Piazze famose, perfetto, brava. Non è difficile, chicos. Matteo, cosa c'è in questa città? Chi sono piazza famosa? È piazza famosa, l'abbiamo appena detto, l'ha detto Annamara. Castello famoso, torre famosa, ristorante tipico, quartiere antico. E ci sono dei ristoranti tipici. Ci sono dei ristoranti tipici. Dei ristoranti tipici. Per favore, non nos olvidemos che hai che cambiare l'aggettivo con il nome. Chi queda? Daniela, Jessica, Marco? Cosa c'è in questa città? Dei edifici moderni. Ci sono dei edifici moderni. Degli, in questo caso degli. Perché inizia con vocale. Degli edifici moderni, perfetto. Marco? O Daniela non ha microfono? Io, Angelo. Vai, Angelo. Cosa c'è in questa città? Ci sono dei castelli famosi. Dei castelli? Castelli famosi. Perfetto, castelli famosi. Dei? No. Dei. Lo scrivo. Dei castelli famosi. Ok. C'è qualcos'altro? Penso di no. Ok. Para entender mejor l'uso dei ci sono, facciamo questo esercizio direttamente nella computadora di cada uno. Ya? Questa è la pagina. Bisogna completare con il verbo avere, essere, c'è, ci sono. Se facciamo clic sul quadratino, comunque ci aiuta perché appaiono solamente tre opzioni. Tutti siete riusciti ad entrare? Sì, io sì. Ok, adelante. Y cuando terminan, después vamos a corregir entre todos. Yeah.
Ho finito. Ok, bene Angelo, allora inizia a correggerlo per favore. Hai cliccato sul bottoncino azzurro? Sì. Quante risposte verdi e quante risposte rosse? Una rossa. Ah, benissimo, bravo Angelo. Ok, iniziamo a correggere. Vai. Vai Angelito. Io ho una moto rossa, la moto di Arturo invece è bianca. Ok. Maria è molto stanca e ha sonno. Ok. Uno más. In classe non c'è la televisione, ma ci sono due videoproiettori. Ok, chi può fare la 4 per favore? Io, Sebastiano. Io e Paolo abbiamo due gatti, uno è bianco e nero, l'altro è grigio. Loro sono molto simpatici. Ok, la numero 5, anche Sebastian, per favore. La 5 non è terminata todavía. Sì, hai uno studente. Ok. Io, Juan Pablo. Vai, Juan Pablo. In questa città c'è molto traffico, per questo io non ho la macchina. Sì. Ma ho la bicicletta. Perfetto. 6. Sigo. Si hay alguien más que ha terminado, puede hacerla, sí. Y si no, seguí, por favor. Yo, Bárbara. Ok, Jessica, vai allora. Número 6. Sí. Ahora. Se ve mal esto. Ya. Es la 1, gli studenti hanno fame. Perfecto. Ripeto, e quando leggiamo parole che hanno l'apostrofo, la leggiamo come se fosse un'unica parola, no? E luna. Ok. Como si fuera luna, luna de... Luna. Del cielo. Okay. Sì. Direttamente. Okay. 7, Marco o di nuovo Jessica, o Juan Pablo, o chi ha terminato? 7. Ora vado a letto a riposare perché ho mal di testa. Perfetto. La ultima, chi vuol farla? Io posso, Barbara? Vai, Matteo. Luisa è molto giovane, è 20 anni. È 20 anni? Matteo? Ha 20 anni. 20 anni, Matteo. Ok, super, bene. Sì. Todavía no hay alguien que no ha terminado, puede terminarlo después de la clase, no hay apuro. Entonces, è chiaro quando utilizziamo c'è e quando utilizziamo ci sono,
Io ho una pregunta, Barbara. Vai. Con... Tu fai in la 5, era in questa città, c'è molto traffico, no? La corregì perché eso giusto mi salió mal. Perché non sarebbe ci sono ahí? Perché c'è si utilizza con il sostantivo singolare. Ci sono con i sostantivi plurale. Traffico es traffico, no? Es un sostantivo singular, Juan Pablo. Es como okay. Ci sono sol. No, c'è sole, no? Ah, sì, sì, sta bene. Grazie, Barbara. Ok, quindi ripeto, ci, no? Per i sostantivi singolari, ci sono per i sostantivi plurali. Alguna duda más? No, está claro. Perfetto. Ok, conosciamo un'altra città italiana. Non so se qualcuno ha ascoltato di questa città. Questa città si chiama Bologna, no? Anche questa città è una città famosa per il suo centro storico, ma è anche una città universitaria, come Padova, come ha letto Sebastian, ok? Perdon. Scusate, cosa c'è a Bologna? Osserva le tre foto di Bologna e indica le cose che sicuramente puoi trovare in questa città. Tomense unos segundos. Ricordiamoci chi ha il microfono acceso di non spoilear. Ok, allora che cosa possiamo, in base alle foto, che cosa possiamo trovare a Bologna? Dei palazzi antichi. Ok. Delle torri famose. Ok. Dei ristoranti tipici. Chi sa? Stian? No. Una piazza importante. Una piazza importante. Okay. Una chiesa antica. Sì, sì. Ok. Ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui perché altre cose non possiamo, non sappiamo. Okay. Però, facciamo questo esercizio e conosciamo... che cosa c'è a Bologna, ok? Chi può leggere l'esercizio numero 5? Juan Pablo? Vai. Leggi i messaggi del forum e completa la tabella. Autore, Felix il gatto. Ciao. Aspetta, Juan Pablo. Cose da vedere e da fare a Bologna, no? Però sì. Ok. Leggiamo questi messaggi e poi dobbiamo completare questa tabella. Vamos a leer. Felix. Leo? Sì. Ah, già. Autore Felix il gatto. Ciao. Sono a Bologna per un master e non conosco bene la città. Conosco. E non conosco bene la città. Cosa c'è da vedere?
Oak, le due torri. E poi, dove posso andare la sera? Leggi la prima risposta, Juan Pablo, per favore. Autore Lulu 82. Sì. Bologna è una città molto bella e vivace. Devi andare a Piazza Maggiore. Magari prendi un caffè in un bar. Ma è bello anche passeggiare sotto i portici per guardare le vetrine dei negozi o mangiare in una delle tante trattorie tipiche. Trattorie tipiche, ok. I portici è lo che le decía che hai también in Padova e sicuramente in altre ciudades del nord Italia, ¿no? Son calles donde los edificios antiguos tienen como un pasillo, ¿no? Un pasillo con arcos donde ya ahora hay tiendas normalmente, bares, etcétera, y le persone possono passeggiare. Ok, chi vuole leggere? Fede? Io, Angelo. Vai, Angelo. Caro Felix, a Bologna puoi fare molte cose. Ci sono sempre mostre interessanti, musei, chiese. A me piace anche andare al cinema a teatro, per esempio. Ci sono anche molti parchi dove puoi leggere, fare jogging o passare un po' di tempo in relax. Importante. O passare un po' di tempo in relax. Importante, in Piazza Maggiore c'è la Basilica di San Petronio. Ok. Ultimo post. Chi vuole leggere, per favore? No, Coralì. Vai, Coralì. Hai ragione, Fede. Anche a me mi piace il teatro. Inoltre, qualche volta prendo il treno per andare, per esempio, a Ferrara o a Moderna. Modena. Come la vacuna. Modena. O in molti altri posti nei dintorni. Dintorni, ok. Per favore chiedetemi il significato delle parole nuove e poi ognuno risponde, no, a quali sono le attività da fare a Bologna e chi le ha consigliate, no? Ninguna palabra nueva. Sí, Bárbara. Yo. ¿Qué cosa es magari? Magari. ¿Dónde es magari? Magari un café. No es ojalá. Espera que ahora me has agarrado en curva y no se me... Quizás. No. ¿No? Okay. No. Aspetta. Quizás, tal vez. Ojalá, creo que es. Ojalá. Esperemos, ¿no es? ¿Qué? Esperemos. Espera un momento. Quizás, ¿no es? Bueno, dice esperemos, no es esperemos. Magari, esto, quizás, tal vez, puede que, ojalá, incluso, esto, por ejemplo, incluso puedes tomar un café en un bar, ¿no? Incluso tomas un café en un bar. Esperemos. Sí, pero no es... En ese sentido. No es preciso, esperemos, Patricio. Sí, ho visto que, parte esto, una buona sitio per traduzioni si chiama
verso con reverso con te. Ok, se entrate in questa pagina, no? Non so se bisogna mettere proprio l'opzione di italiano spagnolo, però in questa pagina ti dà varie opzioni di traduzione e con los relativos ejemplos. Esto me gusta más de lo que normalmente pueden encontrar en Google, porque esto te da más opciones y no te da una sola opción. Perché sappiamo che in italiano come in spagnolo la stessa parola può avere significati differenti. Ok? Siete entrati. Ok. Quali sono le altre parole nuove? Dintorni, Barbara. Che è? Dintorni, alrededores. Grazie, Barbara. Algo más? Ok, quindi che cosa consiglia Lulu 82 a come si chiama il ragazzo, a Felix il gatto? Quali sono le attività da fare a Bologna? Andare a Piazza Maggiore, prendere un caffè in un bar. Passeggiare sotto i portici per guardare le vetrine dei negozi e mangiare in una delle tante trattorie tipiche. Ok. Che altro? Nell'ultimo post? Il teatro? Il teatro però... Chi parla prima al teatro è Fede. Però la cosa importante che consiglia Lulu è andare... Prendo il treno. Prendere il treno per andare a conoscere Ferrara, Modena o altri posti nei dintorni. Ok? Che invece consiglia di fare Fede? Che dice Fede? Che consiglia Fede? Fare jogging. Passare un po' di tempo. Allora, dice innanzitutto ci sono mostre interessanti. Mostre interessanti, musei, chiese, andare al cinema, andare a teatro, ci sono molti parchi, parallel, per fare sport, per passare un po' di tempo in relax, no? E passare in Piazza Maggiore. Ok, Piazza Maggiore, dove c'è la Basilica di San Petronio, no? Quindi la Piazza Maggiore è quella che vediamo qui nella foto numero 1. La Basilica di San Petronio è quella della numero 3. E le famose torri. Si chiamano le torri degli Asinelli. Asinelli in italiano significa... Asnos? No, mi stai enredando. Burros. Torre degli Asinelli. Torre de los burros? Sì, de los burritos. Ah. De los burritos, más suave. Oh, seguro che iban por allá los burritos a dar leche. Eso. Mi piacerebbe, come tarea, Torre degli Asinelli. Così si chiama.
Per la prossima volta, Coralie e Demas, cercate la storia di questa torre. Perché si chiama Torre degli Asinelli? No, ora, Para la prossima. Ok, bene. Per oggi ci fermiamo qui. Hemos avanzato bastante. Tu è male. Io sto male, sì. E Juan Pablo. La terza era la del Torre de eso. Torre degli Asinelli, sì. Era la terza? Allora. Sí, Torre de Asinelli. Lo digo en español ya para que sea clarito. Nadie después me dice no entendido. Per la prossima, per lunedì, cercate poche informazioni su questa torre para entender por qué tiene este nombre. ¿Ya? Uh-huh. Ok. Ok. ¿Puedo repetir cuál es la foto 1 y 2, por favor? La foto 1 è Piazza Maggiore, come dice qui Fede, e la foto 2 è la Basilica di San Petronio. Grazie, Barbara. Ok. Entonces, i compiti per casa sono gli esercizi dall'1 al 6 dell'unità. Sei. Sta chiaro? Sì. Claro. Ok. Luego. 21. No, no. Dall'1. Uno, già. Ok. Sì. Ok. 1 al 4. Allora, dall'1 al 6. Grazie. L'1 al 6 dell'unità 6. Cercare informazione sulla Torre degli Asinelli. Perché ha questo nome? Scrivere. E terza tarea, che tenemos tiempo hasta il lunes, è mandarmi un messaggio nel chat del gruppo dove descrivete la vostra città. Muy bien, Patrizia. ¿Te ha gustado la tareita? Así que no hay prisa, non bisogna farlo adesso. Con calma, nei prossimi giorni, quando avrete tempo di dedicarvi all'italiano, mi mandate questo messaggio. Nel chat del gruppo. Angelo, estoy sin voz. Tenemos tres tareas, Angelo. Ejercicios del 1 al 6. Buscar informaciones sobre le torre degli Asinelli di Bologna, perché ha questo nome. 3, mandare un messaggio nel chat descrivendo tu ciudad, ¿dónde vives? Bárbara, la primera tarea es de la unidad 6, ¿no? De lo que acabamos de ver. Claro, pues. Ok. Ok. Ok, Bárbara. Perfecto. Ok. Gracias a todos.